Le regole del rugby spiegate dai giocatori della nazionale italiana. Chi meglio di loro e chi meglio di Roberto Parretta, giornalista romano della Gazzetta dello Sport, assiduo seguace di tutto ciò che riguarda il mondo della palla ovale, poteva letteralmente rompere le scatole a tutti gli azzurri per convincerli a scrivere quello che comporta il loro ruolo in campo. Tanto che ogni giocatore da lui interpellato ci ha tenuto a precisare che sì, i veri autori del libro sono loro. Noi comunque abbiamo incontrato Roberto Parretta e, aiutati dal flanker azzurro Mauro Bergamasco, l'abbiamo intervistato, o meglio, si sono intervistati a vicenda. In ogni caso, chi vi parla declina ogni responsabilità di quello che state per vedere e soprattutto ascoltare. Cari amici della Palla Ovale, eccoci qui in questo giorno di pioggia ai centri di preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa per presentare una proprietà che è questo ragazzone qui, vedete un po' con la barba incolta, che si dà anche uno stile un po' particolare, no? T-shirt e giacca, una scarpetta adeguata al suo stile, e per presentare appunto un suo manufatto, un nuovo libro. Roberto Parretta, ce ne vuoi parlare? Un manufatto? Scritto, no? No, l'ho scritto col computer. Ultimamente si usa, non so più i tempi di quando giocavi tu 30-40 anni fa, che c'era la penna e il taccuino, ma c'è il computer, e grazie al... Questo vuol dire che sa anche la segretaria, capito? Perché il computer non scrive lui, ma bensì la segretaria. Ecco svelato l'arcano mistero dell'italiano corretto. In questo caso hanno scritto loro, lo devo dire, l'hanno scritto i giocatori, dal numero uno, dallo Cicero ai piloni, ai cittadini. E da qui sempre l'arcano mistero dell'italiano? Sì, perché traducilo un po', il siciliano dello Cicero, mettilo un po' per scritto, fino all'estremo che è il nostro team manager Gino Troiani, anche perché è il più grande estremo del nostro rugby, possiamo dirlo, no? Certo. Mi sembrava. E c'è anche il CT Brunel, perché poi c'è anche un capitolo che è dedicato al gioco degli altri, perché un conto è capire come si gioca, ma anche bisognerebbe comprendere come giocano i nostri avversari. Per spiegare la Francia c'è anche il nostro CT Jacques Brunel. Mauro Bergamasco, stai leggendo, ma perché vanno all'indietro? Il libro che, grazie a voi azzurri, spiega a quelli che non lo conoscono il gioco del rugby, come funziona. Tu hai dato un buon contributo, perché sei, anche se non giochi più ormai da decenni, sei ancora un flanker riconosciuto a livello internazionale. Intanto ti ho dato troppo fastidio per avere il tuo contributo. No, non è il fastidio per questo contributo, il fastidio è un po' generale, diciamo, no? Comunque, ancora una volta mi è stata l'opportunità di lasciare così una pietra, no? Di questo nostro rugby moderno in un libro di Roberto Parretta, che si è cimentato anche in questo nuovo stile, no? Scrivere un libro, al di là della pagina 10 righe che gli danno di disponibilità sui giornali qualche volta, ma oggi, insomma, ha messo giù quello che gli restava della penna su un libro quantomeno simpatico in copertina. Che poi il contributo grosso non è il mio, ma è il vostro, perché il tuo, quello di Castrogiovanni, Parisse, Ghiraldini, Cittadini, Lo Cicero, Ludovico Nitoglia, tuo fratello Mirko, ciascuno per il suo ruolo spiega come si gioca, come si legge una partita di rugby più che altro. Ancora c'è tanta gente che, anche tra quelli che vengono all'Olimpico a vedervi, che non sanno come funziona il gioco. Beh, il gioco è molto complesso, no? Il rugby è uno sport, è un gioco che ha tantissime regole, forse anche per questo è meno comprensibile al primo impatto. Però vorrei comunque sottolineare il grande sforzo fatto da parte tua. Ah beh. Perché se analizziamo i messaggi che noi giocatori riceviamo e comunque il particolare gergo che tu utilizzi nelle tue scritture, il grande sforzo che tu hai fatto per scrivere in italiano. Cioè, ho notato frasi corrette, soggetto, predicato, complemento, le virgole, la punteggiatura in una certa maniera, il virgolettato quando sono effettivamente parole e frasi dette da un giocatore. Voglio dire, è una cosa che va apprezzata. Quindi complimenti. Ho dovuto anche tradurre dal veneto all'italiano in taluni casi, però il veneto non è una lingua. No, a parte di tutti gli scherzi, con Roberto si scherza sempre ed è sempre pronto a qualsiasi tipo di gioco, di critica. Comunque, al di là di questo, è un libro che ha al suo interno, al di là del racconto di ogni giocatore, del proprio, sì, proprio modo di vedere il rugby, dal proprio ruolo e dal proprio carattere, dalla propria maniera di fare rugby, c'è anche una mano di un estimatore, di un appassionato e di una persona che ci segue sempre da molto vicino, visto che in ogni raduno comunque è sempre presente dalla mattina alla sera. Purtroppo.
è fatto col cuore. Cioè, praticamente non ha. Hai foto? C'era un sacco di foto dentro? No, le foto no. Ci sono un sacco di illustrazioni che lui disegna a mano. Ci sono le foto, le vostre faccine. E quindi voleva dire, insomma, che è stata un'opera di bene fatta dall'editore verso i suoi. Verso la persona di Parretta, insomma, un po' per dargli una mano in questa attività di giornalista un po' difficoltosa. Ma tu quant'è che non giochi? Che c'è tutta questa energia? Roberto Parretta.